Dimmi. Ciao a tutti, siamo da Y Sport a Milano, dove la New Balance ha presentato oggi le nuove scarpe top di gamma da gara, le Super Comp Elite V3, che sostituiscono le precedenti RCV2. Sono scarpe fantastiche, che hanno almeno tre grossi miglioramenti. Il primo riguarda proprio la concezione della suola, che è stata completamente ridisegnata con un grosso scavo centrale che permette parallelamente di aumentare la stabilità, perché la scarpa appoggia solamente lungo il suo perimetro, sia anteriormente che posteriormente, e al tempo stesso si è eliminato un po' di materiale dalla zona centrale. Soprattutto però nella zona centrale è visibile quello che New Balance ha chiamato la tecnologia ARC, che sostanzialmente è un inserto fatto con vera fibra di carbonio, ma che ha una sezione concava nella parte posteriore. Sostanzialmente ha una forma di questo genere verso il terreno, per cui è in grado di deformarsi appiattendosi ogni volta che il piede appoggia, accumulando energia elastica che poi restituisce immediatamente a partire già dalla parte sottostante del calcagno. Al tempo stesso, questa forma qua irrigidisce molto la parte del mesopiede, quindi dà una guida completamente diversa e nettamente migliore delle altre scarpe analoghe, che è una cosa decisamente percepibile. Io col mio malandato e acciaccato fisico ci ho fatto anche un giro oggi e devo dire che le sensazioni mie sono già estremamente positive. Soprattutto una scarpa che dà la sensazione di avere un sostegno molto importante. Il ritorno elastico non è mai stato messo in discussione, c'era già anche nei modelli precedenti, ma qua è ancora certamente migliorato ed è percepibile proprio fino alla parte anteriore, quindi consente una spinta veramente efficace, veramente efficiente. Mi piacerebbe sentire anche il parere di Francesca, che sicuramente andando molto più veloce può essere parecchio interessante. Grazie. Allora Francesca, tu che sei un'atleta top, come hai trovato queste nuove scarpe New Balance? A me sono piaciute davvero tanto questa volta, perché le ho trovate molto morbide, molto spinte in avanti, e ho trovato delle differenze di reattività al variare del ritmo. Nel senso che a ritmi lenti mi sono trovata proprio bene perché erano morbidi, sentivo tutta questa morbidezza nonostante la piastra in carbonio, che era una meraviglia. Spingendo sembrava quasi di avere una scarpa più rigida, perché spingendo effettivamente ti porto in avanti, vai sempre più sul mesopiede e poi sull'avampiede, e sembra quasi di avere una scarpa quasi diversa a velocità maggiori, tutta puntata in avanti e tutta spinta in avanti. La morbidezza si perde un po' via, però devo dire che alla fine continua a spingere ed è molto più reattiva. Ti è sembrata una scarpa pesante o come l'hai trovata? Allora, è più pesante dei competitor, nel senso che è un pochino più pesante, non ho neanche preciso, durante la presentazione sono arrivata un po' più tardi, quindi non ho sentito quanto pesano e non so quanto pesano realmente il numero femminile. Sono più pesanti le competitor da gara e un pochino si sente. In effetti sono scarpe che però userei molto molto volentieri per gare più lunghe e in allenamento, perché sono più confortevoli di altre scarpe da gara. Parliamo pure delle Vapor, che io adoro, che sono sicuramente più leggere, più filanti, però sono anche più rigide. Stranamente mi sembra più morbido questo allo Zoom X. Benissimo, grazie Francesca, alla prossima.